A settembre per Karim arriva la sospirata fumata bianca. Il gruppo Crédit Agricole acquisirà il 95,3% delle casse di risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato. Si concretizza un'operazione che dà un futuro al principale istituto di credito riminese. Mentre è ancora forte l'eco degli stupri di Miramare, si torna a parlare della vicenda di Jessica Notaro, che ricevendo l'aiuto della Fondazione Vittime dei Reati, parla anche di prevenzione alla violenza sulle donne carente in Italia. Secondo me è scarsissimo il lavoro che viene fatto in prevenzione. Mi dispiace, io oggi mi farò dei nemici dicendo questa cosa, ma è quello che penso. Intanto arriva a sentenza a ottobre il processo per stalking nei confronti di Eddie Tavares, condannato a ottobre a 10 anni in rito abbreviato, a un risarcimento di 230.000 euro per Jessica e a lasciare l'Italia a fine pena. La chiesa di San Lorenzo di Riccione, gremita, piange il 24enne Simone Ugolini, vittima di un incidente in scooter. Ma della vicenda si parla molto anche dai video live postati da un altro giovane riccionese, Andrea Speziali, durante i disperati soccorsi. Della vicenda si interessa la procura. Sveglia all'alba il 30 settembre anche per tanti fedeli riminesi, che partecipano all'incontro con Papa Francesco a Cesena. In questa piazza si impasta il bene comune di tutti. Qui si lavora per il bene comune di tutti. La società del gratuito, l'educazione alla pace, i nomadi, le prostitute, gli immigrati. Nel discorso per San Gaudenzio il vescovo ha toccato i temi cari ad Don Oreste. E per il decennale dalla morte di Don Oreste Benzi, al Palacongressi di Rimini si riunisce la Società Civile Cattolica per parlare sull'eredità spirituale lasciata dal Don e sulle sfide future. È una giornata in cui abbiamo proposto un incontro simpatico con la vita ai giovani, che era quello che diceva Don Oreste, un incontro simpatico con Cristo. Diventerà anche una proposta politica nel senso della rimozione delle cause, di andare a proporre degli interventi legislativi che siano a favore dei più deboli. La MotoGP a Misano deve fare i conti con maltempo e con l'assenza di Valentino Rossi, infortunato, sfiorando comunque il record di presenze. Nel calcio il Rimini di Muccioli debutta nei dilettanti con un pari, al Neri è 1-1 col Fiorenzuola. Nel baseball Rimini è campione d'Italia per la 13ª volta. Dopo un avvio titubante di stagione arriva la vittoria netta nella serie finale con San Marino. Per Ceccaroli al debutto da manager nero-arancio, successo al primo colpo. Lo devo dire, in questo momento non ho molte parole, la gioia è immensa. Allenare questi ragazzi non è difficile perché ci mettono il cuore, il cervello e ci mettono tutto quello che hanno dentro. Perciò abbiamo fatto un playoff, penso che sia memorabile. Non me ne ricordo nemmeno di averne giocato di playoff in questa maniera, arrivare al titolo in questa maniera, nelle grandi squadre in cui ho avuto la fortuna di giocare. Però questa veramente penso che sia stata un'impresa storica.